Cross del Campaccio, grande Costanza Martinetti. Prime gare indoor ad Ancona, 4 metri per Alessandra Lazzari. Spettacolo al cross della Befana di Terni. Per la rubrica Amarcord parleremo del grande Dorando Pietri. Yo. Salve a tutti cari amici telespettatori di Umbria TV, canale 110, benvenuti alla prima puntata del 2013 di Riflettori sull'Atletica. Questa sera, come detto nei titoli, ci occuperemo del cross del Campaccio, un cross internazionale, in Italia secondo solo al mitico Cinque Mulini, quindi una gara spettacolare che ha visto al via oltre 1400 partecipanti nelle varie categorie. Nella gara dei senior, la vittoria è andata all'etiope Edris, un etiope che l'anno scorso è stato campione mondiale dei 5.000 junior, ha preceduto due atleti keniani, Kip Koech e Kirui. E per quanto riguarda gli italiani, ci si aspettava parecchio da Andrea Lalli, dopo la sua vittoria, la grande vittoria nel campionato europeo di corsa campestre dello scorso dicembre, e dallo stesso Daniele Meucci, che nella gara suddetta si è classificato terzo. Quindi dopo l'ultima vittoria italiana, che si è avuta nel 1993 ad opera del grande Francesco Panetta, quest'anno c'era più di una speranza di poter vedere ancora un atleta italiano sul gradino più alto del podio. In effetti Lalli, come sua consuetudine, è partito lancia in resta e è stato in testa per un buon terzo della gara. Poi sono venuti fuori gli africani, Meucci ha provato a resistere al ritmo indiavolato degli africani e ci è riuscito per una buona parte del percorso, però anche lui nel finale ha dovuto cedere. Quindi sesto posto per Daniele Meucci, e Lalli ha pagato un po' lo sforzo iniziale, si è classificato nono. Comunque i nostri Lalli e Meucci, due atleti fortissimi, che sicuramente faranno ancora parlare di sé. Lalli esordirà in maratona il prossimo 17 marzo nella maratona di Roma, mentre Meucci lo vedremo ai già citati il 3 febbraio, 5 Mulini. Nel settore femminile la vittoria è andata alla De Gefa Vorknes sulla connazionale etiope Afera Godfai. Prima delle italiane si è classificata Silvia Weisensteiner e nona Giulia Viola. Però qua dobbiamo segnalare, cari amici, dobbiamo segnalare l'ottimo 18° posto assoluto di Costanza Martinetti, l'atleta della Libertas Arcs Plus Perugia allenata da Luigi Esposito. Al primo anno nella categoria junior, quindi lei è del 95, subito non ha patito l'emozione. Come dicevo, 18° assoluta, ma quel che più conta, seconda nella categoria junior e nettamente prima delle italiane. Seconda perché la prima junior è l'etiope Gebremariam, che si è classificata quinta assoluta. Quindi esordio più positivo non poteva esserci per Costanza Martinetti. Bene così, continua così Costanza, che andiamo molto bene. E sempre nella categoria femminile, 31esima si è classificata Deborah Lini, nona nelle categorie junior.
Per quanto riguarda gli Umbri, bene anche Matteo Boncio, che rispetto allo scorso anno si è migliorato di 30 secondi, si è classificato 12esimo nella categoria junior e 18esimo tra gli allievi Alessio Siepe, tutti e due da quest'anno gareggiano per la Libertas Orvieto. Nelle gare giovanili segnaliamo due atleti che già li conoscevamo, vincitori di diversi titoli italiani. Crippa, il nome non lo diciamo perché è difficilissimo da pronunciare, diciamo soltanto il cognome, Crippa, che ha vinto nettamente la gara tra i junior, e la Nicole Reina, che ha vinto tra le allieve. Questi due atleti sono, e quindi entriamo anche in un altro argomento, sono reduci dal raduno che si sta svolgendo in questo momento a Formia, raduno per il settore giovanile della FIDAL, che vede presenti ben 71 atleti con i relativi tecnici, con 55 sono i tecnici. E tutto questo è, diciamo, la prima era la gestione dell'era Alfio Giomi, e i ragazzi, come detto, i 71 ragazzi sono sotto il nuovo direttore tecnico della specialità, il campione olimpico 2004 Baldini, Stefano Baldini. C'è presente anche in veste di tutor, nella sua veste di tutor, Gabriella Dorio, ricordiamo la grandissima Gabriella Dorio, vincitrice della medaglia d'oro nei 1500 metri alle Olimpiadi del 1984 a Los Angeles, che si è detta molto contenta del rapporto che si è instaurato con i giovani in questi ultimi anni. Diciamo la parte di capitana del raduno è per Roberta Bruni, la stista reatina, che quest'anno punta decisa verso i campionati europei junior, tanto più che si svolgono a luglio proprio a Rieti, il campo dove lei si allena sempre, e quindi sarà sicuramente una delle favorite per la medaglia d'oro. Quindi spetta lei giustamente il ruolo di capitana di questa prima convocazione dei giovani azzurri, giovani che speriamo saranno il futuro dell'atletica italiana. Ad Ancona sono come di consueto, subito per la prima fine settimana sono iniziate le gare indoor, subito buone prestazioni, soprattutto ad opera di Marzia Caravelli, lei abituata praticamente a gareggiare sempre, anche lo scorso anno era praticamente, ha preso casa Ancona, era sempre presente, ha realizzato subito un ottimo 8-12 nei 60 ostacoli, vicina al limite per i campionati europei che si svolgeranno nella prima settimana di marzo a Göteborg. E poi il giorno dopo si è cimentata nei 400 metri piani, dove ha stabilito con 57-02 il suo nuovo record personale. E a livello maschile è da segnalare il 7.94 di Giovanni Mantovani, sempre nei 60 ostacoli, Giovanni Mantovani dell'aeronautica. Ma per quanto riguarda gli Umbri non erano tantissimi, sono molto ben comportati, su tutti spicca il 4 metri, quindi vittoria per Alessandra Lazzari, l'atleta allenata da Giacomo Befani, che gareggia per la Libertas Arcus Perugia, e subito ha fatto vedere che il lavoro invernale è stato proficuo, una misura di 4 metri, non sono molte le donne a livello assoluto che in Italia che realizzano questa misura, quindi bene Alessandra, continua così, quest'anno è l'ultimo anno in categoria promessa, quindi può essere una bella pedina per i campionati europei Under 23. E altri umbri che hanno partecipato: Luca Casavecchia, 53,33 nei 400 metri piani, lui che è comunque uno specialista del salto con l'asta, dove lo scorso anno ha ottenuto il titolo italiano in questa specialità con 4,40 metri. Comunque buon esordio anche nei 400 metri, e anche in tempo discreto si è classificato sesto assoluto. Segnaliamo anche l'8,59 nei 60 piani per Benedetta Scarponi, anche lei della Libertas Arcus Perugia, che si è classificata sesta nella finale A assoluta. E ora occhi puntati sul prossimo weekend, dove sicuramente saranno ancora più i partecipanti.
alle gare, esordiranno tanti anche tanti atleti umbri. Lorenzo Costabile, l'Atletica Pro Loco Capanne, farà il suo esordio nei 400 metri piani e poi vedremo tutti gli altri. Noi naturalmente saremo lì questa volta con le nostre telecamere a riprendere le gare di Ancona. A Terni si è svolta come di consueto la corsa della Befana, è stato un bellissimo spettacolo perché questa è una gara non competitiva, tanti hanno approfittato dell'occasione per smaltire il cosiddetto panettone e le delizie gustate durante le feste. E molti sono presentati anche vestiti come la vecchietta famosa, insomma, e è comunque stato uno spettacolo. Oltre 300 partecipanti sono stati una cinquantina anche i bambini presenti, quindi bella festa anche questa volta. L'organizzazione è curata come sempre l'Amatori Polistica Terni in maniera impeccabile. La vittoria a squadra è andata alla Polistica Mirice, che si è classificata al primo posto a pari merito con la Polistica Carzule. Poi vabbè, per la cronaca diciamo in ogni caso che la vittoria è andata a livello femminile per Silvia Tamburi dell'Atletica Avis Perugia e a livello maschile per Vincenzo Cocca. Ora, cari amici, seguirà una simpatica clip realizzata con le foto di Roberto Bertolle proprio in occasione della corsa della Befana. Tries to stop rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear. Bows of party rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old fashioned way. E ora, cari amici, piccolissimo stacco pubblicitario, restate con noi perché a seguire parleremo del grande Dorando Pietri. Allora, questa sera abbiamo deciso di inaugurare il nuovo anno, il 2013, con un atleta che è stato un simbolo dei primi anni del Novecento, e cioè Dorando Pietri. Dorando Pietri era un fornaio, abitava a Carpi e si è presentato alla Maratona di Londra non come un carnede, comunque era un atleta conosciuto, un atleta forte e poteva essere sicuramente uno dei favoriti. Comunque durante la gara ha dominato, in pratica è stato in testa quasi sempre, ha avuto un enorme vantaggio e si vedeva ormai la medaglia d'oro al collo.
Poi invece è andato in crisi come succede anche oggi nelle maratone, ma indubbiamente agli inizi del secolo era anche più facile perché c'erano tante componenti, il poco allenamento e tante altre componenti. Insomma, Lorenzo Pietri è arrivato con circa 10 minuti di vantaggio sull'americano Ice allo stadio, però lì si è spenta praticamente la lampadina, perché addirittura è entrato allo stadio, invece di andare a destra andava a sinistra. I giudici l'hanno riaccompagnato nella direzione giusta. È l'ultimo giro, gli ultimi 400 metri sono stati per lui un vero calvario, tant'è che è caduto diverse volte e alla fine è stato aiutato dai giudici a tagliare il traguardo. E questo ha comportato per lui la squalifica. Lui è indubbiamente intervistato più volte sull'argomento, ha sempre detto che se i giudici non l'aiutavano il traguardo non lo tagliava. Quindi la medaglia d'oro è passata dal collo di Lorenzo Pietri all'americano Ice, giunto secondo. Però la cosa ha suscitato tantissimo scalpore, tantissimo affetto, e la stessa regina Alessandra fu colpita tantissimo da questa cosa, che il giorno dopo ha deciso di premiare personalmente Lorenzo Pietri con una coppa. Questa coppa ancora oggi c'è, è a Roma presso il museo, è stata durante il centenario disputato nel 2008, è stata visionata da tantissimi appassionati. E dicevamo, quindi Lorenzo Pietri è una di quelle situazioni che in pratica il perdente diventa vincente, nel senso che se avesse vinto l'Olimpiadi sarebbe stato magari uno dei tanti vincitori, uno dei grandi vincitori per carità, però magari tutti se lo sarebbero scordato. In questa maniera invece se lo ricordano tutti ancora oggi, che sono passati ben 104 anni, 105 anni dall'evento. E gli americani, che su queste cose ci sguazzano, hanno deciso di ingaggiare proprio Lorenzo Pietri per delle maratone. Il manager di Lorenzo era suo fratello e lui firmò i contratti per 6 maratone in 6 mesi. Tanto non correva lui, correva suo fratello, quindi una vera tortura per le gambe di Lorenzo, però indubbiamente erano anni difficili quelli, e i soldi non c'erano, pertanto ben volentieri alla fine Lorenzo ha varcato l'oceano e è andato a rispettare il contratto. Questo contratto, dicevamo, di 6 maratoni in 6 mesi è da lui stato rispettato in pieno, e addirittura si svolgevano queste maratone all'interno del Madison Square Garden, quindi indoor. All'interno del Madison Square Garden, quindi la pista in carbonella, la pista di 200 metri, quindi ben 245 giri per fare una maratona. E contro chi? Contro gli atleti, contro la Ice, che aveva vinto ufficialmente la medaglia d'oro alle Olimpiadi, quindi una rivincita, e gli altri atleti più forti del momento, quindi 5-6 atleti che praticamente disputavano una maratona indoor. Oggi sarebbe impensabile, comunque loro l'hanno fatta, e dobbiamo dire che Lorenzo si è rifatto in pieno, perché praticamente ha sempre battuto Ice e tutti gli atleti che lo sfidavano. E il tempo lui aveva impiegato 2 ore 54, ma come detto ben 6 minuti per fare gli ultimi 400 metri. Comunque il suo tempo migliore è stato un 2 ore 48, è un tempo che oggigiorno farebbe sorridere anche qualche buon amatore, perché 2 ore 48 e 4 minuti al chilometro, riescono tanti amatori di buon livello riescono a fare questo tempo, però per l'epoca era un grande tempo, perché addirittura si diceva che in quegli anni che più si allenava ci si allenava e poi si stancava per la gara, quindi si allenavano poco, senza mezzo.
metodo, senza niente, quindi fatto in quelle condizioni sicuramente era un grandissimo tempo. Io credo che Dorando Pietri, se fosse vissuto nella nostra epoca, sarebbe stato un grande maratoneta capace di fare grandi tempi. Bene cari amici, anche con questo siamo giunti al termine di questa puntata. Vi voglio ricordare soltanto che domenica, oltre alle gare indoor che ho già citato, ci sarà anche il cross del Donatore a Narni domenica mattina per gli amatori, ma anche per il settore giovanile. Prima saranno le gare degli amatori, alle 10:30 inizieranno le gare del settore giovanile, che è valido come seconda prova del criterium della FIDAL organizzato dalla Salvoligno, ma è anche valido soprattutto per il campionato regionale individuale dalla categoria esordienti alla categoria allievi. Quindi appuntamento domenica prossima, dicevo, per Ancona e ad Armi. E naturalmente noi vi racconteremo tutto quanto. Grazie a tutti per averci seguito e buonasera, arrivederci alla prossima puntata di Riflettori sull'Atletica. Yo.